E quello Sì, è quello più importante, un attore deve anche emozionare, perché se non emoziona, che attore è? Siamo qui questa sera all'anteprima del nuovo film di Giuseppe Ferlito, cioè Cavallo di Troia. Come è stato girare questo film con i suoi studenti? È un'esperienza unica, meravigliosa, perché i ragazzi sono tutti ragazzi in erba e durante la lavorazione del film sono cresciuti e quindi è un film in progress, no? Work in progress. No? Volevo sapere, no? Questo film è quello che ho visto dal trailer, è un film che parla del limite fra la finzione del cinema e la realtà. Volevo sapere se come è nata questa idea e se c'è stato un evento del quotidiano o un aneddoto che ha portato a questo film. L'aneddoto è che io quando sono lì a scuola osservo i miei alunni, i miei ragazzi, i miei allievi e mentre si faceva la lezione mi è venuto in mente di scrivere questa storia, perché il limite, come dicevi giustamente te, tra la finzione e la realtà è molto sottile, molto intimo. Io ho scritto questa storia, cinema non cinema. Questi lavori così complicati, complessi, hanno bisogno di una certa esperienza. Per esempio c'è Giorgio De Giorgi, che non è più un ragazzino, ha 83 anni, che è il fulcro della storia ed è da antagonista al protagonista, che è Massini, un ragazzo che ha un carisma straordinario. Ed è cresciuto anche lui durante il lavoro del film, durante la lavorazione, però già lui si era distinto all'interno della scuola, mentre si facevano gli esercizi. Senti una cosa, qual è stata la maggiore soddisfazione che ti ha dato questo personaggio? Allora, il personaggio sicuramente ha delle similitudini con me come persona. La maggiore difficoltà è stata il rapporto che doveva avere il personaggio con l'altro personaggio molto importante del film, che è quello di Giorgio De Giorgi, con il regista, che era una cosa molto molto conflittuale e quindi a tinte anche molto forti. E il conflitto. Ma dimmi una cosa, ma qui si parla di cinema, del cinema, perché siamo partiti dal personaggio, l'incipit del film è un ragazzo che viene rifiutato e va nel provino, no? Sì. E quindi che si ostina. Com'è il passaggio in realtà dalla finzione, dalla metafora cinematografica alla vita vera? Sottilissimo, volendo è sottilissimo, molto, molto sottilissimo. Quello ultimo canto. E le caratteristiche secondo lei particolari di ha una bravura nella sceneggiatura, nell'inquadratura fantastica, e poi è bravissimo nel montaggio. Il montaggio, quello che fa lui, non l'ho visto fare ad altri. Che si aspetta da questo film? Non lo so, sono venuta che non so nulla. Perfetto, questo è lo spirito giusto. Benissimo. Sandra Patara. È una bellissima cosa anche vedere quanto
tante facce conosciute ma anche tante facce nuove, persone che Beppe conosce perché ci lavora da tanto tempo, da mesi, da giorni, da anni in alcuni casi, con la sua scuola di cinema Immagina. La scuola di cinema che è alla base di questo piccolo miracolo, perché alla fine è un piccolo miracolo, fare un film senza un centesimo di soldi pubblici, senza un centesimo neanche di product placement. Io spero di avere una carriera avanti, perché basta cominciare con un bravo regista, poi la gente ti vede e io punto all'Oscar. Grazie. Cosa ti è piaciuto della storia, il protagonista è bravissimo, il suo sguardo è bello. Se la scena non è buona, si va avanti anche tutto il giorno con quel chat là, perché vuole il massimo dai propri attori. E poi tutte le battute è tutta verità, perché l'attore è questo, cioè, con la sua forza interiore fa di tutto. Cioè, prende macchine in prestito, cellulari, per andare a fare un provino e poi cioè, ci mette tutta la sua forza, non molla mai perché ha proprio. Ma perché siete sentita molto più della realtà. Certo, io credo che questa è la realtà. È un miracolo, grazie a voi, arrivederci.